Filtri e raggi ultravioletti, cosa sono e come installarli? Vediamolo insieme. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Marta Sante di Sanificare, azienda specializzata nella manutenzione e sanificazione degli impianti di condizionamento. Oggi andiamo a vedere insieme, io vi parlerò della parte un po' più teorica e Sante vi farà vedere come si installa questo prodotto, un prodotto che noi abbiamo inserito nella nostra gamma che stiamo vendendo e installando ai nostri clienti. Di cosa si tratta? Allora, come vedete intanto si tratta di un kit di filtri ai raggi ultravioletti. Abbiamo due lampade ai raggi ultravioletti e due filtri al biossido di titanio e un sensore automatico che fa attivare tutto il processo quando arriva l'aria e passa attraverso i filtri. Intanto è un prodotto che ha una portata massima di 600 metri cubi all'ora ed è un prodotto coperto da brevetto italiano. Pensate che è stato studiato in ambito aerospaziale perché era necessario e fondamentale trovare un modo per tenere sanificata e pulita l'aria all'interno delle navicelle spaziali. Questo sistema di filtrazione prende esempio da quello che succede in natura, cioè la reazione fotocatalitica. Praticamente vengono presi i raggi ultravioletti, che sono quelli del sole, viene sfruttata l'umidità, quindi l'acqua che c'è all'interno dell'aria, e dei metalli nobili che sono all'interno che ci sono in natura. Questa reazione avviene in questo modo, quindi l'acqua, l'umidità che c'è nell'aria passa dai raggi ultravioletti e genera dei radicali ossidrili e perossido di idrogeno, la famosa acqua ossigenata, che va a sanificare contro virus, batteri e inquinanti in generale. Ha un'efficacia quasi del 99%. Tanti nuovi condizionatori vengono già prodotti dalle case madri con all'interno questo tipo di dispositivo. Noi cosa facciamo? Ci siamo resi conto negli anni che il problema principale non è la sanificazione in sé, perché noi arriviamo a casa tua, facciamo il lavaggio interno del condizionatore, una volta che abbiamo fatto tutto, siamo andati via, noi abbiamo fatto il nostro compito, però avevamo bisogno di un alleato che 24 ore al giorno, o perlomeno ogni volta che il tuo condizionatore viene installato, è in funzione, continui una sanificazione 24 ore permanente. Tante volte mi ricordo quando c'è stato il Covid che c'erano dei locali che venivano sanificati, poi dopo 24-48 ore, anche prima, c'erano stati dei casi che le persone con il Covid sono andate in quel locale e hanno dovuto rifare la sanificazione. Quindi era una perdita di soldi, perdita di tempo, sia per il ristoratore, sia per, perché il locale doveva essere chiuso e anche perché queste aziende dovevano essere pagate. Non è che se ti faccio la sanificazione oggi e vengo domani la faccio gratis. Ecco perché abbiamo pensato proprio di installare ai nostri clienti questo tipo di dispositivo. Una volta che facciamo la sanificazione, ti installiamo questo, lui lavora 24 ore per te se vuoi, oppure ogni volta che accendi il tuo condizionatore. Esatto, questa è una cosa molto importante che differenzia questo sistema da altri sistemi di filtrazione che conosciamo, perché questo è un sistema di sanificazione attiva, quindi è in grado, attraverso l'arrivo dell'aria che passa attraverso i filtri, di attivarsi ogni volta che c'è bisogno. Infatti è molto importante distinguere anche quali sono gli inquinanti che rendono sporca e non sana l'aria che respiriamo, perché alcuni inquinanti devono essere eliminati per forza attraverso un processo di sanificazione specifico dello split del condizionatore. Intendiamo polveri e muffe che vanno ad attaccarsi al ventilatore del condizionatore, che quindi vanno per forza rimossi con acqua e prodotti sanificanti. Ma poi ci sono altri inquinanti invece per cui non è sufficiente la sanificazione dello split, che intendiamo invece virus e batteri che circolano nell'aria in continuazione, e quindi poter installare questi tipi di filtri all'interno degli split di casa vostra, dei vostri uffici, fa sì che il vostro condizionatore si trasformi da un semplice climatizzatore a un vero e proprio purificatore dell'aria. Quindi, oltre a riscaldare e raffreddare l'aria, la rende sana e pulita. Come diceva Marta prima, non basta solo fare il lavaggio, la sanificazione. Io che faccio questo tutti i giorni mi rendo conto che quando arrivo su un impianto, su un condizionatore, parliamo di split semplice o fan coil,
c'è all'interno il mondo. Se non hai ancora visto il nostro video sulla sanificazione, sul nostro metodo, ti invito a vederlo, e qui lo trovi qui sotto, e ti faccio vedere quello che c'è all'interno del tuo condizionatore. Noi andiamo ad asportare con la forza di questa macchina tutto lo sporco che c'è all'interno, andiamo a disinfettare all'interno del tuo condizionatore, però poi, una volta che abbiamo finito, non ti assicuriamo che dopo 24-48, dopo un mese, se c'è qualcuno che ha il Covid oppure qualche allergia, non possa essere distribuita nell'aria tramite il condizionatore. Quindi è molto importante che entra in azione il nostro dispositivo di filtrazione a raggi ultravioletti. Abbiamo visto a cosa serve e come funziona questo sistema di filtri a raggi ultravioletti. Adesso vediamo come installarlo nel tuo split. Allora ragazzi, una volta che abbiamo fatto il nostro lavaggio interno del condizionatore, cosa facciamo? Andiamo a aprire lo sportellino, andiamo a sostituire i filtri che ci sono in dotazione, li mettiamo i nostri filtri speciali, li mettiamo all'interno. Tutti i filtri, questi qua, hanno un posto dove possono essere incastrati. Se, come in questo caso, non c'è la possibilità di farlo, semplicemente andiamo a posizionare il nostro filtro all'interno e questo li va sopra, quindi riusciamo a filtrare, ad avere un effetto filtrante. E poi andiamo a installare due lampade a raggi ultravioletti. Come diceva Marta prima, questa è una sanificazione permanente, abbiamo la possibilità di tenerlo sempre acceso oppure possiamo accenderlo quando vogliamo noi. Semplicemente queste due lampade vanno inserite e posizionate nel condizionatore qui all'interno. Poi ovviamente ogni condizionatore è diverso, lo possiamo mettere un po' più sopra, un po' più sotto, e vanno messe nella posizione dove l'aria passa attraverso la luce e viene, diciamo, aggredita dal nostro ultravioletto. Visto che funziona con la corrente, noi non abbiamo questo problema della corrente perché all'interno del nostro condizionatore ci passa la corrente. Possiamo con questi due cavetti andare sulla fase e sul neutro, li colleghiamo direttamente nella scatola dove ci sono tutti i cavi e posizioniamo il nostro sensore sopra allo split, sempre però all'interno che non si vede. Ogni volta che noi andiamo ad accendere il condizionatore, questo sensore sente un passaggio dell'aria e mi fa partire il raggio ultravioletto. Come azienda abbiamo la missione di migliorare la qualità dell'aria nei posti chiusi, a casa e nei propri uffici o nei negozi. Adesso che sono diventata mamma, ancora di più capisco l'importanza di avere un ambiente protetto e sano all'interno soprattutto di casa. Ci preoccupiamo spesso di cosa mangiare, di cosa respiriamo all'esterno, dello smog, e ci dimentichiamo molte volte dell'inquinamento che ci può essere all'interno di casa o all'interno degli uffici, che sono i posti dove stiamo più spesso e più ore al giorno. Se vuoi sapere di più di questo dispositivo, chiamalo 02 5251 2224 e saremo pronti a darti qualsiasi spiegazione. Se hai da mettere dei commenti, vuoi farci qualche domanda qui sotto, puoi scrivere tranquillamente. Ti ricordo di iscriverti al canale, di cliccare due volte sulla campanellina e Sanificare, aria sana per vivere meglio. Ciao!